E per eccellenza la danza più amata nel mondo, patrimonio dell'UNESCO, il tango, una magia che parte da lontano e che nel giro di pochi anni si sta affermando anche in provincia di Foggia. Il merito è del gruppo El Tangon, un team di maestri professionisti che operano fra Lucera, San Severo, Foggia e Cerignola per insegnare al meglio e come si deve la danza più bella che c'è. La premessa è significativa per presentare il primo Foggia Tango Festival che El Tangon ha organizzato per l'11 e 12 giugno presso il Moulin Rouge sulla strada che porta a Lucera. Una 2 giorni in cui non ci saranno solo loro protagonisti, ma due straordinarie coppie di tango affermate in Italia e nel mondo. Ovunque vanno, riscuotono successi. Si tratta di Ciccio Aiello con Sofia Gadanachi e Simone Facchini con Gioia a Balle. L'occasione per vederli ballare sarà sabato 11 in serata, con la milonga più lo show in cui saranno impegnati, oltre alle lezioni per principianti, intermedi e professionisti. Un'occasione più unica che rara per conoscere al meglio una danza magnifica ed emozionante. Ballarla non è vietato, basta provarci. Mimmo Siena, speciale news. Un uomo di 40 anni di Cerignola è stato arrestato nella notte tra martedì e mercoledì dalla squadra mobile di Foggia e dal servizio centrale operativo in un casolare nelle campagne di Stornara. L'uomo è il capo di una banda specializzata in rapimenti di furgoni portavalori con tecniche militari. Lo scorso 25 settembre, raggiunta la condanna definitiva dell'uomo dalla Corte d'Appello di Bologna a 17 anni di carcere per rapina, due gli assalti compiuti a furgoni portavalori sull'autostrada 14 a Bologna e Forlì. Nel primo caso, giugno 2008, il bottino fu di 3 milioni di euro, mentre nell'ottobre, secondo caso, non ci fu nessun denaro. Le forze dell'ordine hanno anche rinvenuto diversi cellulari con schede telefoniche, porte e targhe in plastica e targhe di nazionalità tedesca, radio ricetrasmittenti ed altro. Mimmo Siena, speciale news. Giornata della Coppa America di calcio del centenario con le sfide della notte che hanno visto protagoniste Brasile e Perù. La formazione brasiliana supera Haiti e la elimina con un tennistico 7-1, quasi a voler riscattare la terribile sconfitta subita con identico punteggio ad opera della Germania ai mondiali svolti in Casaluro. Le firme sono di Coutinho che segna una tripletta, 14esimo e 29esimo minuto del secondo tempo e 92esimo minuto. Le altre reti portano la firma di Renato Augusto, Gabriel, Lucas Lima e Marcelina. Bella partita invece tra Ecuador e Perù con la formazione ecuadoriana che recupera nel secondo tempo le due reti dei peruviani, nel primo tempo al quinto con Cueva, al 13esimo con Flores. Poi l'accorciamento delle distanze da parte della formazione ecuadoriana con Valencia e poi al 48esimo con Bolaños. La situazione di classifica al termine della seconda giornata è la seguente: Brasile e Perù 4 punti che si affronteranno nel testa a testa dell'ultima giornata, Ecuador a quota 2 ed Haiti 0. Mimmo Siena, speciale news.